Sin da quando era bambino, il buon Markeu era solito giocare coi soldatini, come tutti i coetanei. Il gioco era per lui molto problematico, poiché ogni volta con estremo dolore scopriva che non poteva denudare quei bei maschioni armati. Markeu viveva la sua ambiguità con grande serenità, fino a quando arrivò a Pavia. Lì conobbe Anto, che riempiva la casa di banane e cetrioli e iniziarono le notti insonni in compagnia di un avvocato detto Galbo.